part à le fidèle avec l'infidèle? Oppure quale parte ha l'infedele con il fedele? Quel rapport est-il entre le temple de Dieu et les idoles? Che rapporto c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Poiché noi siamo il tempio del Dio vivente. Comme Dieu l'a dit. Come Dio l'ha detto. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Je serai leur Dieu. Io sarò il loro Dio. Et ils seront mon peuple. E loro saranno il mio popolo. C'est pourquoi. Ecco perché. Sortez du milieu d'eux. Uscite da loro in mezzo a loro. Et séparez-vous, dit le Seigneur. E separatevene, dice il Signore. Ne touchez pas à ce qui est impur. Non toccate ciò che è impuro. Et je vous accueillerai. E io vi accoglierò. Je serai pour vous un père. Et nous étions grandement bénis. Siamo stati grandemente benedetti. Il tema del messaggio ci diceva: j'habiterai au milieu de vous. Io camminerò in mezzo a voi. Io abiterò in mezzo a voi. Et je marcherai au milieu. E camminerò in mezzo a voi. C'est Dieu qui parle. Ed è Dio che parla. Bien-aimé de Dieu. Carissimi di Dio. Nous avions dit. Abbiamo detto. Et Dieu nous a demandé de faire un choix. Che Dio ci ha chiesto di fare una scelta. Sur la face de la terre. Sulla faccia della terra. Il faut faire un choix. Devi fare una scelta. Chi tu veux suivre? Chi vuoi seguire? L'ennemi? Il nemico. Ou l'éternel? O l'eterno. Mais toi et moi, ma tu e Dio, se nous sommes là ce matin, se siamo qua questa mattina, parce que nous avons décidé dans notre vie, perché abbiamo deciso che nella nostra vita, c'est une grande décision que nous avons pris, ed è una grande decisione che abbiamo preso, que nous allons suivre, cioè che noi seguiremo l'Eternel, l'Eterno, le Dieu d'Abraham, il Dio di Abramo, le Dieu d'Isaac, il Dio di Isacco, che lui è il vero Dio. Alors, quindi, lui vient maintenant pour habiter au milieu. Lui da lì viene poi ad abitare in mezzo a noi. Et vient marcher avec nous. E viene a camminare in mezzo a noi. Vous savez pourquoi? Sai perché? Dieu a décidé. Dio ha deciso. D'habiter parmi nous. Di abitare in mezzo a noi. De marcher. Di camminare. Au milieu de nous. In mezzo a noi. Le Dieu des cieux. Il Dio dei cieli. Et ici sur la terre. Dice qua sulla terra. J'habite avec vous. Io abito con voi. Je marche avec vous. Io cammino con voi. Parce que dans Apocalypse chapitre 12 verset 12. Perché in Apocalisse capitolo 12 versetto 12. Il est écrit. È scritto. C'est pourquoi réjouissez-vous. Perciò rallegratevi. Les cieux. O cieli. Malheur à la terre. E voi disgrazia alla terra. Et à la mer. E al mare. Car le diable. Poiché il diavolo. È descendu vers vous. È sceso verso di voi. Animé d'une grande colère. Con gran furore. Sachant qu'il a peu de temps. Sapendo di avere poco tempo. Donc Dieu a vu. Quindi Dio ha visto. Donc, Jésus l'a dit. Anche Gesù l'ha detto. Je voyais le diable descendre comme une lumière. Ho visto il diavolo scendere come un fulmine. Sur la terre. Sulla terra. Malheur à la terre. Disgrazia alla terra. Parce qu'il est descendu. Perché lui è sceso. Avec une grande colère. Con una grande rabbia. Pour faire la guerre. Per fare la guerra. Contre les chrétiens. Contro i cristiani. Non ha potere su di te. La gloire. La gloria. De Dieu. Di Dio. Doit t'accompagner. Deve accompagnarti. Le Dieu des esprits profètes est là. Il Dio degli spiriti profeti qua.
Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Grazie. Pour ta présence. Merci. Grazie. Parce que tu touches. Vieni qua davanti. Ti soffre dolore. Adesso quello che portano i soldati.
petit, il era piccolino, non pouvait pas marcher, non riusciva nemmeno a camminare, perché era petit, perché era piccolo, ha detto onore, ma a me non funziona questi vestiti, li ha tolti, il deve prendere 5 pietre, ha preso solo 5 pietre, il ha couru, ha corso, dans sa victoire, nella sua vittoria, il correva verso Golia, il andava verso Golia, lui andava verso Golia, correndo, Dio te dit, e Dio ti dice, corri, fai la vittoria, quella per terra. Alleluia. Amen. Je proclame. Io dichiaro che ton Goliath, che il tuo Goliath è tombé. È caduto. Au nom de Jésus Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Au nom puissant de Jésus. Nel nome potente di Gesù. Parce que l'Éternel, perché l'Eterno fa di toi, fa di te la source, la sorgente di benedizione, di acque che non finiscono mai. Alleluia. Amen. Bienvenue Seigneur. Benissimi. Quand l'Éternel, quando l'Eterno abita con te, quand il marche avec quando toi, cammina con te, il t'ouvrira, lui ti aprirà le porte dei cieli. Le porte dei cieli. Ah, alleluia. Amen. Il t'ouvrira, ti aprirà le porte dei cieli. Le porte dei cieli. Nous sommes psaume 78, verset 23. Salmi 78, versetto 3. Verset 23. Versetto 23. Salmi 78, versetto 23. Israele diceva: non abbiamo a mangiare, non c'è nulla da mangiare, siamo affamati. Come faremo? Nel deserto, dove non c'è manco l'acqua. Mais Dieu a ouvert les cieux, ma Dio aprì i cieli e la manna descendeva. E la manna scendeva. Quand Dieu habite avec toi, quando Dio abita con te, parce que Israele, perché Israele pensait qu'il marchait seul, pensava di camminare da solo. Oh, Dieu était ma Dio era con loro. Il était le rocher. Era la roccia. Il marchait avec eux. Che camminava con loro. Quand il n'y avait pas l'eau, quando non c'era l'acqua, frappait le rocher, si colpiva la roccia e l'acqua usciva. Il continuava a marchare. E continuavano a camminare. Era in Egitto. Ah, in Egitto. Mangiavamo la carne. Ma ici il n'y a rien. Invece qua non c'è niente. Les cieux sont ouverts. I cieli si aprirono. Dio mandò la manna. Dio mandò il vento. E c'era anche la carne che usciva verso il suo popolo. Che l'Eterno ouvre le porte dei cieli. Si apre le porte dei cieli. Quando si aprono le porte dei cieli, allora dove non c'era il lavoro, arriva il lavoro. Quando si aprono le porte dei cieli, laddove nulla funzionava, tu vai continuare a marciare. Tutto inizia a funzionare bene. Quand les portes des cieux quando si aprono le porte dei cieli, la joie appare, la gioia appare, la paix appare, la pace appare, la soluzione arriva. Quando si aprono le porte dei cieli, la tempesta s'arrête, la tempesta si ferma, le vent s'arrête, il vento si ferma. Quand les portes des cieux quando si aprono le porte dei cieli, la gloria appare. Appare la gloria. Alleluia. Amen. Gesù dice: j'ai placé une porte ouverte devant toi. Ho posto una porta aperta davanti a te. Che personne che nessuno ne pourra fermer. Potrà chiudere. Perché quando io apro, nessuno può chiudere. Et quand je ferme, e quando io chiudo, fermé, come ho chiuso la porta dell'arca de Noè, de Noè, personne nessuno ouvrir. Potrà aprire. Che Dio, che Dio ouvre le porte. Ti apra le porte. Dans cette année 2020. Même si il y a coronavirus, coronavirus, mais toi, ma tu marches avec.